soprattutto se Fortnite fosse nella vita reale. No. Allora ragazzi, siamo all'area gaming, adesso vado a rompere le palle a un bambino, eh. Aspettate, venite, venite. Ehi, ciao! Mi sono spaventato! Ciao, bambino di merda! Vorrei sapere, guarda là, guarda là che c'è la ripresa. Qual è il codice creatore che usi? Bambino, avrai una grandissima carriera nei giochi. Ovviamente era tutto preparato. Possiamo chiederlo a un altro bambino a caso? Ciao, quale codice creatore usi nello shop? Nessuno? Questo era veramente un bambino preso a caso. In questa situazione si risolvono con lo schermo e tutti là. Tutti là a spararsi così, a un centimetro dalla faccia, e in realtà la situazione è quella. Ma soprattutto, come sarebbe Fortnite nella vita reale? Vieni, vieni Omar, vieni. Fortnite Laser Tag. E ho appena visto una banda di ragazzini iperucciti. Guarda un po'. Chissà se avranno sbloccato il pass. Caramelle per tutti i tipi, caramelle, 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 ma soprattutto la famosissima fontana. Scelta, potete fare le rosse? Fate le rosse. Seguitemi per altri consigli. Una grandissima voglia di comprarmi un genio di Aladino come Funko Pop, mi manca, mi manca. Cazzo, eccolo! Oggi lo compro, domani. Ciao. La cosa più importante, signori, un'inquadratura a sgamo, perché c'è l'uomo gatto, vi ricordate quello del personaggio, com'era quello di Sarabanda? Guardate un attimo, non si vede là. Ha toccato far così perché non si possono fare le foto se non pagando 10 euro per una foto e un autografo. Ma si la cosa che sale cresce, cresce. Io sto morendo la voce. Sento il potere del lato scuro crescere dentro di me. Yeah.
Allora, adesso è facilissimo. Proseguiamo con un applauso specifico per ogni partecipante. Quindi date il meglio di voi per chi ritenete che debba vincere. Gigantesco, ragazzi. Esclusiva per la compagnia dei Nabbi, l'andremo a intervistare. Ecco la campionessa nazionale. Salve, qualcosa da dire? Per me questa partita sarà un gioco. Stanno scappando, vada. Probabilmente già è morta. Oh, oh. Here I come. Ragazzi, riguardando il video, devo dire che c'è un vincitore assoluto. Guardate lui. Considerazione finale, sto sudatissimo, figata assurda, terzo posto arrivato, vabbè, che dire, era abbastanza considerevole per i cosplay, un po' deludenti, però dai, per il resto di roba ce n'era, c'era Giorgio Vanni, c'era un sacco di postazioni da gaming, dai, mi raccomando like, condivisione del video se vi è piaciuto e se volete, like e campanellina, bello.